Natale senza cover personalizzata? Non sarebbe un Natale arte per te? Stai arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Buon Natale, ci stiamo avvicinando, quindi comincio a fare gli auguri. Anche quest'anno per Natale noi ci distingueremo per via della nostra cover, che sarà bellissima e sbrilluccicantissima, ma non ve la voglio fare vedere troppo. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a personalizzare insieme. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra cover di Natale. Allora, come sapete, a me le cover per Natale piacciono sempre un pochino più eleganti, quindi sto con toni molto bassi, ma voi potete farle con qualunque tonalità di colore, rosso, verdi, dorato e come vi piacciono. Io andrò sui toni dell'argento, quindi mi occorrerà un acrilico argentato, questo l'ho preso alla Lidl, la cover del cellulare che abbiamo, nel mio caso è un iPhone 6, dei pennellini, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo, un piccolo dotter, dei glitter, li ho argentati, bianchi, della polvere bianca di... È della fibra per ciglia questa, della Essence, ma esiste anche venduta per lo scrap. Vi metto qui il nome con cui potete cercarla e trovarne di tutti i colori, ma in alternativa potete usare una macchina leva pelucchi, passarla sui vostri maglioni e quello che rasa la macchina leva pelucchi potete usarlo per questo lavoretto. Dei glitter, nel mio caso sono sui toni dell'argento di differenti misure. E poi ci occorrerà anche della Vinavil, un nastro, anche questo non so quale sceglierò tra questo e quello a pois, ma che abbia i toni dell'argento, quindi un nastrino argentato, e potrebbe anche servirci una colla glitterata argentata, ma non ne sono sicura. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo la nostra cover e dipingiamola tutta con una mano di questo color silver. Quindi disegno la sagoma del mio soggetto, perché qui devo creare proprio un vano di alloggio affinché il soggetto che voglio disegnare stia ben messo in un punto ben stabilito. Fatto ciò, do una picchiettata su tutto affinché il colore che ho messo venga un po' martellato ed elimino il più da dove voglio eliminare, appunto. Ok, fatto ciò, andiamo a prendere la nostra Vinavil. Intingo ben bene il pennello e sporco tutto quanto di Vinavil. A questo punto prendo i miei strass e comincio a costruire la mia sfera tutta brillantinosa, cercando di posizionarle, aiutandomi anche col dotter, in maniera più o meno circolare. Ok, abbiamo composto tutta la nostra pallina, adesso cospargiamola tutta quanta di glitter, in modo che negli inframezzi tra gli strass non rimanga il trasparente della cover senza null'altro sotto. Perfetto. Lasciamo, battiamo un po' ben bene, quindi con un foglietto di carta raccogliamo l'eccesso di glitter. Finita la parte glitter, adesso dobbiamo appiccicare ben bene il nostro cordoncino. Quindi inseriamolo proprio al centro in maniera tale da perdersi tra i glitter e gli strass. Tagliamo anche l'altro capo, una volta decisa la sua altezza, e inseriamolo appunto, come vi dicevo, al centro, aiutandoci sempre con un po' di colla per farlo aderire. Quindi sporchiamo tutto il nastrino
che ci sia la colla che sborda non ci fa assolutamente nulla. Quindi tagliamo l'eccesso. È tornato il momento di mettere la nostra colla. Questa volta dobbiamo stare molto molto attenti a come la mettiamo, perché la riuscita del nostro lavoro dipenderà soprattutto da questo. Sopra al nostro battuto in argento, che si miscelerà alla colla e andrà benissimo, perché a noi non interessa che si veda oppure no, a noi interessa che crei un colore sottostante che non faccia vedere il fondo del cellulare, che comunque nel mio caso è grigio, quindi non ci fa nulla, ma magari voi ce l'avete di un altro colore e quindi starebbe male. E riempio tutta la mia cover di colla, ma la riempio, vedete, proprio un bel po', ne creo un letto bello spesso. Adesso, dopo aver riempito tutto di colla, spolverizziamo sopra la nostra polverina ovattosa, diciamo così. Questa polverina dà una sorta di effetto neve ed è molto carina. A questo punto devo pensare al fiocchetto da mettere qui e ne faccio un fiocchetto. Prendo il nastro, lo piego da una parte e dall'altra, così ad occhio, e annodo il fiocchettino di prima e annodo un laccetto argentato, faccio il doppio nodo, quindi prendo un altro pezzettino di questo più spesso, lo piego un po' su se stesso per rimpicciolirne la portata, perché è troppo grosso, e passo in mezzo al mio fiocchetto a ricoprire il nastrino che abbiamo usato prima per fissare il nodo, per fissare il fiocco, e vado ad alloggiarlo sopra la mia pallina. E per farlo stare a posto, ovviamente prendo un po' di colla più tenace, o la colla a caldo o l'attaccatutto. Io a portata di mano ho l'attaccatutto e voilà. Adesso, come piccolo tocco in più, vorrei aggiungere qualcuna di queste decorazioni per unghie a forma di stelline, a forma di fiocchi di neve, insomma tutto attorno, per creare un po' di atmosfera. Quindi prendo un po' di colla e col dotter vado semplicemente ad appiccicare nei punti in cui voglio mettere i miei soggettini. Ed ecco finita la mia cover per questo Natale. Adesso, asciugandosi tutte queste trasparenze e questi toni un po' più chiari, dovrebbero scomparire, dopodiché alloggerò dentro il mio cellulare e farò le foto, e quindi ve la farò vedere da vicino, perché da qui spara alquanto. Quindi questa è la mia proposta per questo Natale molto elegante e sobria. Bene, vi lascio le foto e noi ci rivediamo di là. Che bella la nostra cover, la nostra pallina di Natale tutta sbrilluccicosa. No, non parlo di te, Bucle, non sei tu la pallina di Natale in questione. La pallina di Natale in questione è lei. Qui ci sono le luci sparaflesciate e non so come la vedrete. Tra l'altro la mia cover, scusate ragazzi, tra l'altro la mia cover ha già un pochino di giorni, almeno 15, e come vedete regge perfettamente con tutti i pezzetti al suo posto. Quindi sono felice di proporvi anche per quest'anno un'idea sbrilluccicosa per passare allegramente al telefono le vostre feste. Se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, grazie.
questo è il regalo di Natale che vi chiedo, grazie di cuore. E poi ovviamente io vi aspetto sempre sui miei altri canali, su Ombretta, il canale dove parlo di lifestyle, e su Due Cuori e Una Cappa, il canale dove parliamo con Gabriele di ghiottonerie. Vi aspettiamo numerosi anche nelle altre stanze del mio mondo virtuale. Io ragazzi vi auguro veramente uno splendente e sfavillante Natale, che sia pieno di ogni cosa il vostro cuore desideri, ve lo dico ogni anno, ma è questa la cosa più importante, che il vostro cuore sia felice. Buon Natale a tutti, mi raccomando, vi aspetto sempre qui per il prossimo video, sempre sul Natale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, buon Natale a tutti amici miei!